Ciao, sono Francesco Gargaglia, meccanico di bici e rider di mountain bike fuoristrada. Oggi andremo a capire come la curva influenza l'usura del carro posteriore della bici. Se voi pensate alle curve in derapata, a quando andate a prendere un appoggio, lì si generano tutte delle torsioni al carro posteriore che vanno a stressare cuscinetti e perni. Quindi, come possiamo avere un'usura minore dalla nostra bicicletta anche quando andiamo a ridare? Questo lo possiamo ottenere cercando di affrontare le curve in maniera flow. Cercate di giocare bene sull'anticipo della curva, lo sguardo rivolto verso l'esterno, il peso del corpo centrale, il piede che carica bene sul pedale esterno e via. Eviterete di sbandare, eviterete di andare a cercare per forza un appoggio. Riuscirete a farla molto più fluida. Con questo consiglio vi lascio alle vostre uscite, vi lascio al vostro riding e divertitevi.